ragazzi, siamo ritornati. Sono super contenta perché abbiamo la possibilità di fare uno di quell'allenamento harder. Ok, un allenamento harder vuol dire che veramente dovete non soffrire, ma impegnarci. Questo sì, ok, un pizzico di sofferenza, ma quello godereccio, quella piacevole, quella che ci piace, no? Quando alla fine diciamo quanto sono forte e quanto sono guerriera. O anche guerrieri, perché anche uomini possono fare now. Allora, prendiamo il nostro elastico, siamo nella fase di riscaldamento e cominciamo semplicemente a lavorare sia sulle braccia che sulle gambe proprio per riscaldarci. Ok, questa è una bella harder fartlek, ok? Fartlek è piramidale, di alta intensità, faremo dei scatti, ok? E questi scatti ci aiuteranno di aumentare tantissimo l'impegno sul lato B, perché tutto quello che è jump squat, sumo squat, tutto quello che facciamo su questo trampolino in pliometria ci aiuta a alzare il lato B. Continuate a spingere ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo in twist, twist, ok, e cambiamo in twist, sempre semplicemente lavorando per riscaldarci, twist, che abbiamo ancora 3 minuti di nostro riscaldamento, twist, ok, e ne parti in 4 tempi e 4, continui, 4 tempi e 4, continui, 4 tempi, 4, ancora 2 volte, 4 tempi, e 4. Ok, tornate in centro, prendiamo l'elastico, lo portiamo in avanti, trovate una bellissima tensione, ricordate che la tensione deve essere costante, e apro, chiudo. Ok, mi piace moltissimo la fartlek perché ci permette di fare un lavoro costante, brucia grassi, ma tonificante nello stesso tempo, ok? Continui, continui, continui ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and stop. L'altra cosa è che voi che non avete il trampolino potete fare questo stesso identico allenamento a terra, ok? Modificando il movimento. Per esempio potete tranquillamente molleggiare con le gambe senza saltare. Passiamo il nostro elastico dietro di noi, ok? Ci mancano ancora 2 minuti prima di entriamo proprio nella parte più dura del nostro allenamento, ok? Continui, stendo in su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, occhio qua, ok ragazzi, ascolta, qui lascio il braccio sotto, cambio la mano sopra, riaggancio sotto, ancora sotto e vado in su. Ci manca soltanto 1 minuto e 36 secondi prima di fare il nostro primo scatto. Ok. Comincio subito a spiegarvi che la pliometria non va bloccata con la schiena, ma va frenato con proprio le gambe, ok? Lavorate sui vostri taloni, lasciate che il movimento completo arriva fino a terra, ok? Non ti bloccare così, ma lascia che si scende giù, lascia che il corpo trova il suo dell'accelerazione naturale. Continuiamo, ci manca ancora 1 minuto. And 4, and 3, and 2, ok. Rilegate l'elastico intorno alla punta vita, lo useremo più tardi quando siamo su un scatto più lungo, ma per il momento continuate a fare, portate le gambe poco su, questo si chiama skip, sia la corsa, sia skip, sia movimenti veloci, sono sempre con le ginocchia in avanti, noi non scalciamo mai dietro, ok, sempre in avanti per proteggere la caviglia, per proteggere le nostre ginocchia. Ok, ci mancano 33 secondi. Il primo scatto è una corsa, velocissimo, 10 secondi, fatta con il massimo di voi stessi. Ok, ci siamo, 23 secondi. Preparatevi mentalmente perché questo è un allenamento duro, harder, ok? Voglio il massimo della vostra forza, massimo del vostro impegno e mi raccomando, però se ti senti stanchi ti rallenti il tuo allenamento, eh? Cioè non dovete esagerare. 3, 2, 1, e corsa, vai, 10 secondi, pompa le braccia, mani, 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 vai più veloce possibile, 3, 2, 1, e relax, 10 secondi, recupero, ottimo, ok, il prossimo scatto è di 20 secondi, questi 20 secondi voglio vedere un jump squat, divarico, siamo ricordi, pronti, e freno,
Vai, 20 secondi ragazzi. Spingo. Vedi che vado fino in fondo. Vado fino in fondo. Spingi da talone. Ok, questo ti alzi il lato B in maniera, ragazzi, pazzesco. Continuiamo. Continui. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. And relax. Ok, salta in alto. Ossigena. 20 secondi di recupero. 20 secondi di recupero. Poi la nostra è uno scatto di 30 secondi. Faremo sumo squat. Le ginocchia si aprono. I piedi si aprono. Preparazione, per favore. 30 secondi qua, ok? E vado. 30 secondi. È un lungo, ok? Respira. Se non riesci a fare la mia stessa velocità, tu ti rallenti. Puoi recuperare. Non esagerare. Continuate. È un lungo, ti ho detto. Che sono harder. Questo non è per le persone che non sono allenate. Questo è per voi avanzati che volete veramente un allenamento arduo. Un allenamento duro, ok? 3, 2, 1, and. Ok, andiamo al Luna Park. Luna Park vuol dire ossigenazione. Respira, salta, recupero. Questo è un lavoro, diciamo, piramidale. Si va su e poi si torna giù. Ci siamo quasi. Slalom jump, ancora 15 secondi. Qui dovete stare molto attento sulla vostra stabilità articolare. Ok? Proprio la gamba, destra e sinistra, addominali tesi, core muscles tesi, 2, 1 e scendo, come se stessi facendo discesa libera, destra e sinistra, vai, spingo, ok, sono 30 secondi, bello lungo, eccellente per pesci, eccellente per, anche per questa disintossicazione stavamo parlando, di fare un bel lavoro proprio per aiutarci a disintossicare da tutte le feste. Continuate, dai, dai, dai. Ci siamo. 4, 3, 2, 1. Relax. Ok, la prossima sarà 45 secondi, un po' più lungo. A questo punto passiamo da pliometria a resistenza elastica. Prendete la vostra elastico, legate le caviglie. Continuate più che possibile a moleggiare per non perdere il recupero attivo, ok? Facciamo una bella, come si chiama, fiocco e non nodo. Ok, qui facciamo una bella jumping jack in apertura e chiusura. Ok, 45 secondi. È un lungo. Ok, un lungo, mi devo usare la forza. Un lungo devo pensare, ok, perfetto. Sto lavorando. Sto lavorando. Ok, che cosa faccio? Apro, chiudo, controllo l'elastico. Busto dritto, le ginocchia seguono la punta dei piedi. Controllo quell'elastico, ok? Mi raccomando, 23 secondi ancora. Se sentite che i glutei stanno bruciando, eccellente, perché quello che deve fare, questa è nostra spotlight. Power 2, harder, che vuol dire duro, difficile, ma veramente da grandissimo. Diciamo un allenamento da palestra, ragazzi. 2, 1, ok, recupero. Riprendi, slega le gambe. 45 secondi proprio di Luna Park. Luna Park è quando saltiamo in alto, ossigeniamoci, ricordando che l'ossigeno aiuta a bruciare e metabolizzare i lipidi, i grassi, così. Questa è la parte di recupero attivo, spero che la trovi anche sollevante. Già, meno male, Gil, non mi stai ammazzando, non mi stai facendo soffrire troppo. Dammi tempo, che abbiamo il nostro prossimo scatto di un minuto di tempo. Ok. Ci mancano 10 secondi, andremo a fare un giaguaro, portiamo la destra sopra, la sinistra indietro. Ragazzi, è un sollevamento, ok? Facciamo 30 secondi per gamba, ok? E vado, ok, 30 secondi. Piccoli salti. Puoi anche non sollevarti completamente dal tappeto. Su e giù. E su e giù. Vai, vai, vai. Ok? Salgo, scendo. Salgo, scendo. Dai, dai, dai. 30 secondi. Ci mancano 15 secondi per questa gamba, poi cambieremo la gamba e poi avrete un minuto di recupero. Fartlet è una cosa che usavamo nell'atletica leggera per aumentare tante cose, il sistema glucograssi, potenza, esplosività, elasticità muscolare. Ok, cambia gamba e su e giù, gamba sinistra, spingo da talone, busto in avanti, lancio, poi pensi di essere proprio un animale che si sta slanciando verso la sua preda, su e su, dai dai dai,
10 secondi, poi c'è un minuto di recupero. Pensa di quel minuto di recupero, già così vicino. 4, 3, 2, 1. E l'altra cosa, quando, ok, minuto di recupero. Quando senti quello scatto che stiamo per finire, non finire prima. Ok, io sono, ho fatto tanta atletica leggera. Non si smette di correre finché non si ha tagliato il traguardo, anche se sei stanco. Mi puoi rallentare, ma non fermare. Mi puoi dire un attimo giro, ok? E anche qua abbiamo ancora 35 secondi. Questo è il momento di prendere l'acqua, se volete prendere l'acqua. Qui, se volete un attimo calmare, va bene? Ma non mettendo il, diciamo, la testa sotto l'altezza del cuore, ok? Molto importante che state in movimento, specialmente quando spingi così altamente su la zona anaerobica per il cuore. La prossima sarà uno scatto di un minuto al mezzo, voglio che bloccate l'elastico sull'anca destra in diagonale, uno, ok, 45 secondi proprio di lavorare le braccia, pompiamo anche con le gambe, ok, però andiamo a tonificare anche un po' di braccia, perché le braccia sono importanti, è la prima parte che si vede senza i veli quando siete fuori casa. Ok, è vero che è febbraio, è vero che siamo in inverno, ma è altrettanto vero perché i muscoli non rispondono dopo 3 minuti. Insomma, dobbiamo impegnarci un po'. Marzo sta bussando alla porta e quando bussa vogliamo essere preparati per mettere quelle bra, diciamo, canottiere, per mettere un bel vestito a manica corta, ok? Così, usiamo anche le braccia, ci manca poco, 5 secondi, poi cambiamo, ok? E andiamo, sinistra e destra va su in diagonale, se notate bene l'elastico sta sempre in tensione, avete capito? Dai, continuate a sorridere perché noi stiamo facendo un allenamento davvero straordinario per il nostro benessere e per i nostri muscoli e per la nostra autostima, perché quando noi ci alleniamo, dimmi che non è vero, dimmi che non è vero che alla fine dell'allenamento ti senti un drago, ti senti figlio di Thor, ti senti fratello di sorella di Rambo. Dai, la verità è questa, ancora 8 secondi, poi abbiamo un minuto e mezzo di recupero. Ok, ci siamo, 3, 2, 1, and relax. Ok, minuto e mezzo. Respira, recupera. Ok, lascia proprio tutto il corpo a sentirsi leggero, ok? Leggero perché poi dobbiamo ritornare adesso sulla fase discendente del nostro allenamento. La nostra fase discendente vuol dire ritorniamo indietro, un minuto, poi 45 secondi, poi 30 secondi, poi 20 secondi, poi pic! È finito il nostro allenamento, ok? La cosa mi piace di farti è proprio questo, è che quando tu veramente vuoi gettare la spugna e dici basta, è duro, è troppo difficile, io non ce la faccio più, vedi che stai già, diciamo, superata la boa e stai tornando a casa. E così diventa più facile anche psicologicamente a affrontare questo tipologia di allenamento. Ok, 40 secondi, ti stai ossigenando, questo è il momento di bere un po' di acqua prima di continuare, ma durante quei scatti voglio che siete tigri, voglio che siete leoni, aquile, qualunque animale feroce che ti può venire in mente, voglio che tu diventi quell'animale perché siete fortissimi, so che siete fortissimi e io ci credo in te. Ok, ci siamo quasi ragazzi, 14 secondi, scendiamo giù, a questo punto mettiamo la sinistra per prima per fare il nostro giaguaro, 30 secondi per 30 secondi, ok, ci siamo, ok, qua, 3, 2, 1, ok, 30 secondi, ok? Ricordate sempre di non continuare o non cominciare sempre con la stessa gamba, ok? Si alterna sempre gambe in partenza perché non siamo mai perfettamente, come si può dire, bilanciata da destra e sinistra, continuo, 30 secondi, ci mancano 11 secondi, dai dai dai, 11 secondi, sto spingendo sul tallone, il tallone mi aiuta proprio a dare questo spinta per, eccoci qua, 30 secondi, cambi, proprio per tonificare bene 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 il glutei. Io adoro tutto quello che è pliometrico sul trampolino perché non sai come ti alza il lato B, è bellissimo. Continuiamo, su e giù, ricordando che adesso ogni
scatto è più corto, avete già superato l'apice della nostra piramide di fartlek. La strada, diciamo la meta, sta lì. Continui, dai, dai, dai. Ancora. Ok. Respira, un minuto di respiro. Ok, se sentite il battito cardiaco che si alza, ok, provi di fare un respiro più profondo, rallenta anche il vostro salto. È importante di non esagerare, continuare e vedrai tanti risultati con Now, No Ordinary Workout. Spero che vi state divertendo. Ci siamo ancora 34 secondi. Ok, adesso cominciate proprio di legarvi le gambe perché dobbiamo ritornare a fare i nostri 45 secondi con le gambe elasticizzate, in senso con l'elastico. L'elastico va sempre messo a fiocco, ok? E ricordate anche che l'elastico va controllato da te e non viceversa, ok? L'andata e il ritorno sono sempre sotto controllo, giusto? Giusto, Gilsi? Senti, siamo pronti? Apro, chiudo in un jumping jack. Ok, 45 secondi. Bello piccolo. Concentrati, la punta dei piedi, le ginocchia punta verso la fronte del piede, ok? Continui. Dai, dai, dai. E schiaccia anche i glutei. Lo sentirai sull'esterno coscia, lo sentirai sui glutei, lo sentirai che sta facendo un gran signor lavoro per le gambe. Continuiamo. Dai, questo è il nostro allenamento harder, te l'ho promesso. Sono super contenta. Siamo sulla fase discendente. Ci stiamo liberandoci. Ci mancano veramente pochi scatti dopo di questo, tutti super corti, 30 secondi, 20 secondi, 10 secondi. Abbiamo quasi fatto il nostro allenamento harder oggi, uno dei miei preferiti, specialmente quando ho poco tempo. And stop, 45 secondi giù, recuperate. Mi piace tantissimo il fartlek, che quei giorni quando avevo poco tempo ma voglio fare tanto allenamento. Poi mi piace tantissimo e gli allenamenti al tempo, perché comunque c'è quella meta, dice guarda, voglio spaccarmi il gel, butta questo in mezzo. Harder, fartlek, uno dei miei preferiti, veramente. E la mia nuova tecnica anche in palestra, si chiama Power 2. Sono molto molto orgogliosa di questa tecnica perché funziona veramente tanto. Ci siamo pronti per il nostro slalom, ragazzi. Mancano soltanto 8 secondi. Ci siamo 5. Ok, uno slalom jump, andiamo bello tranquilli e giù. Come pensate, discesa libera, pensate non piedi, ok? Alberto Tomba, ci stiamo raggiungendo. Campenoni, stiamo arrivando. Dai, continuate, destra e sinistra, gambe unite, attenzione sulla discesa, non bloccare le ginocchia, non anche la schiena non si blocca. Ok, giù, 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 30 secondi. Continuate, spingi sui talloni per lavorare fino al gluteo. Già ci siamo quasi. Vai, vai, vai. Ok, 30 secondi di recupero. Come sta andando, ragazzi? Adesso veramente siamo ai sgoccioli. Stiamo arrivando proprio alla fine. Andiamo a fare il nostro allenamento. Bello, duro, arduo, ma quasi finito. La cosa più bella è quella. Abbiamo veramente soltanto 3 scatti di fronte a noi. Sumo squat, jump squat e corsa. Ci siamo? Sumo squat, divarica le ginocchia, divarica i piedi. 2, 1, ok. 30 secondi. Spingo. Ma sempre arrivando fino al tallone. Non mi lavorare sulle punte. È inutile lavorare sulle punte perché poi sentirai tutto su polpacci. Non conosco una donna italiana che vuole avere i polpacci grossi. Ho pochi, ma tu non l'ho conosciuto pure. Però la verità è che andiamo a lavorare fino al tallone, così lavoriamo tutta la gamba. Ok? Arriviamo all'interno coscia, glutei, gambe, tutto insieme. Dai, senti, siamo così liberi. Ah, giù, ci mancano 2. Uno da 20 secondi, uno da 10 secondi. E poi è finita la nostra harder, il nostro fartlek, il nostro allenamento bello arduo, bello intenso. E ci puoi andare ovunque nel mondo oggi con la coscienza pulita. Non ha prezzo, lo so che non ha prezzo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo quasi. Abbiamo ancora 7 secondi, jump, squat, leggermente divaricati con i piedi. Siamo pronti? Eccoci qua, jump squat. Ci siamo quasi? Ok, 20 secondi, passo in battibaleno e lavoro nei glutei. Ma da taloni, mi raccomando, spingi da quei taloni, spingi dai taloni, taloni. Dai, ancora, ci siamo quasi?
ancora 3 e 2, 1 e stop. Ultimo scatto, sta di fronte a noi. 10 secondi. Respira. Respira ossigeno, ossigeno, respira. Respira ossigeno, ossigeno, respira. Ultima, 8 secondi. Faremo uno scatto finale di 10 secondi e poi siete animali liberi. Pronti? Dai, dai, gira, 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 gira. Corri, 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 corri. Dai, 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 dai. And stop. Woo-hoo! Che grandi allenamenti, ragazzi. Sono super contenta con voi. Eccellente lavoro, ben fatto. Ti aspetto al prossimo allenamento insieme. E ricordate, un piccolo allenamento ogni giorno porta un'autostima grande come una casa. Baci dalle Jill, ti aspetto al prossimo allenamento insieme qui su Now. E ricordate sempre quanto siete speciali. Baci!